Ciao a tutti e benvenuti o bentornati al Floppy Lab. In questo video vi farò vedere come ho costruito il nuovo lampadario del mio laboratorio. Super economico e semplice da realizzare. Ma prima, sigla! Come avete visto nel video del controller smart per tapparelle, sto ristrutturando casa. La ristrutturazione comprendeva anche il portone del garage dove ho il laboratorio. Quindi ne ho approfittato e ho riorganizzato gli spazi. Dato che la lampada che avevo prima non potevo più usarla, ho deciso di costruirmene una, con dei materiali molto economici però senza risparmiare sulla qualità dell'illuminazione. Quindi ho deciso di creare una struttura del genere. Come fonte di luce volevo usare delle strisce LED attaccate a dei profili AC in alluminio per dissipare il calore. Il tutto funziona a 12 volt e deve essere attaccato al soffitto, quindi ho deciso di utilizzare le catenelle come collegamento. Definita l'idea, ho fatto un giro sul sito dell'Eurobrico per cercare qualche profilo in alluminio. Ne ho trovati veramente tanti e delle più disparate misure. Allora ne ho scelto uno e sono andato in negozio a comprarlo. Purtroppo delle dimensioni che avevo scelto ne avevano soltanto due, quindi ne ho presi di diversa misura. Ovviamente in descrizione vi lascerò tutta la lista dei materiali necessari per questo progetto. Le strisce LED che mi sono procurato sono queste. Funzionano a 12 volt, hanno una potenza di circa 5 watt al metro e producono una luce bianca ad una temperatura di 4000 Kelvin. E cosa più importante, hanno una resia cromatica maggiore di 90, quindi sono di una buona qualità. Hanno già il diffusore integrato, quindi non serve aggiungerne uno. Come prima cosa ho fatto un test veloce della striscia LED, per assicurarmi del corretto funzionamento e per capire com'era la luce emessa. Con un connettore ho collegato il mio alimentatore da banco alla striscia. Ho impostato l'alimentatore ai 12 volt richiesti dalla striscia LED e poi ho connesso i morsetti. E questo è il risultato. Sono rimasto sorpreso dalla quantità di luce che questa striscia LED produce. Anche se, chiaramente, 5 metri di LED consumano parecchio. Infatti, sta consumando quasi 2,5 A. Constatato di aver fatto un affarone comprando queste luci, ho scollegato il tutto e ho continuato con la progettazione della lampada. Come gran parte dei miei progetti, ho realizzato il modello 3D per rendermi conto delle varie misure e per modellare meglio eventuali componenti da stampare. Per questo progetto ho stampato in 3D il coperchio per l'alimentatore e gli attacchi per collegare i vari pezzi della lampada. Per unire i profili in alluminio ho utilizzato un manico di scopa in legno nuovo ed è stata un'ideona perché sono semplici da lavorare, hanno già una buona finitura e in più costano veramente poco, quindi erano perfetti per il mio scopo. I pezzi che collegano i manici di scopa ai profili AC in alluminio non sono stati semplici da realizzare, infatti ho dovuto fare ben 3 versioni fino ad arrivare a quest'ultima che si incastra perfettamente sul profilo. Quindi questo è il risultato finale. Purtroppo, non so perché, mi si sono corrotti i file della preparazione dei manici di scopa e delle parti stampate in 3D, ma alla fine li ho semplicemente tagliati a misura e levigati, quindi non vi siete persi niente di interessante. Dopo aver tagliato i manici di scopa, lo step successivo è stato quello di tagliare e incollare le strisce LED ai profili AC. Per fortuna la lunghezza dei profili combaciava con quella degli spezzoni delle strisce LED, quindi è stato molto semplice tagliare della misura corretta il tutto. Per incollare le strisce LED il più dritte possibile, ho utilizzato questa stampa di prova come dima per mantenere il tutto più allineato possibile. Poi, con molta pazienza, ho tolto la pellicola del biadesivo e incollato in posizione le strisce su tutti i profili in alluminio. Se il video vi sta piacendo, mi raccomando, mettete un like che è sempre apprezzato.
Se volete darmi la vostra opinione su questo progetto, lasciate un commento, così posso confrontarmi con altri punti di vista. Considerate l'iscrizione al mio canale per supportarmi e per non perdervi altri miei video sul fai da te. Finito di incollare tutte le strisce LED, le ho testate una ad una. Collegando i morsetti a coccodrillo sui pad delle strisce LED, le ho alimentate e ho controllato che fosse tutto ok. Dopodiché sono passato all'assemblaggio di tutta la struttura. Non è stato complicato, in quanto bastava infilare i due sostegni laterali formati dai pezzi del manico di scopa e dalle parti stampate in 3D sui profili in alluminio. Per fortuna tutte le misure che avevo fatto si sono rivelate corrette. Ed ecco qui il risultato finito l'assemblaggio. Io sono molto soddisfatto di come è venuto. Ora passiamo ai collegamenti elettrici. Come alimentatore ho deciso di utilizzare il vecchio alimentatore della mia stampante 3D e lo accenderò e spegnerò con un pulsante recuperato da una vecchia aspirapolvere. Il coperchio dell'alimentatore che ho stampato serve, oltre che per poter alloggiare gli interruttori, anche per coprire per bene tutti i collegamenti ad alta tensione, per evitare che qualcuno per sbaglio vada a toccare i fili. Quindi per poter accendere e spegnere la lampada si può usare un pulsante. Poi per poter fissare il tutto ho aggiunto dei fori per poter inserire delle fascette da elettricista, da agganciare poi ai manici di scopa. Il foro per il pulsante è compatibile anche con i classici interruttori che si trovano sugli alimentatori del PC, quindi potete scegliere quale usare. Il passo successivo è stato quello di inserire l'inserto in ottone filettato nell'aggancio che tiene in posizione l'alimentatore. Io di solito uso un saldatore con la punta modificata per scaldare l'inserto e poi inserirlo nella parte stampata. Questo metodo, secondo me, è il più semplice ed efficace. Dopo aver preparato tutte le parti, ho assemblato il tutto e ho fatto i collegamenti necessari. Aggiunto i capicorda e i fastom a tutti i cavi, ho inserito i connettori effettuando le corrette connessioni, chiaramente sull'alimentatore e poi sull'interruttore. Ovviamente vi lascerò in descrizione tutte le informazioni necessarie per fare i collegamenti e i file per la stampa 3D. Ed ecco qui il circuito ultimato. Premendo il pulsante l'alimentatore si accende e anche il pulsante emette della luce per indicare lo stato del circuito. Ultimati i collegamenti, sono passato all'assemblaggio finale, dove ho fissato l'alimentatore e collegato tutte le strisce LED all'uscita 12 volte dell'alimentatore. Ed ecco qui la prima prova con tutto il circuito ultimato. La luce emessa dal lampadario è veramente tanta. Quindi sono passato subito ad effettuare i fori sul soffitto ed installare il tutto. Utilizzando delle catenelle per attaccare la lampada al soffitto, ho svitato le viti dei quattro sostegni negli angoli e li ho sostituiti con degli anellini con la vita integrata. Poi ho fatto i fori sul soffitto con trapano a percussione, ho inserito i fisher per ogni foro e le catenelle vengono fissate con una vite al soffitto, poi vengono agganciate sugli anellini attaccati alla lampada. Ed ecco a voi il lampadario finito. Io sono veramente soddisfatto di come è risultata questa lampada. Fa sufficiente luce per illuminare tutto il bancone e in più non mi crea ombre che potrebbero dare fastidio sia per i video che durante le varie lavorazioni. Se siete arrivati fino alla fine del video vi ringrazio della visione. Spero che questo video vi sia tornato utile. Grazie ancora e alla prossima! Ovviamente, piccola chicca. Computer, accendi la luce! Oh oh!
comandabile con Alexa grazie a queste prese smart qui. Quindi adesso posso accenderla e spegnerla con la voce. Computer, spegni la luce. Nice.